Le fottutissime imprese dello sciacallo Trovax presto lo trasformeranno nel boss dei videogames. Se stai cercando del divertimento puro, stai con Trovax Full. Ciao ragazzi, eccoci qua con Trovax Full e questa è la nuova puntata di Minecraft. L'altra volta abbiamo preso parecchi schiaffoni e siamo però riusciti a sopravvivere e prendere molta cracknorite chip e anche delle red matter gem. E così possiamo craftare molte cose interessanti, tipo questo e anche questo qui. Allora, matter crusher detector ragazzi, un red matter gem e 4 di questi, quindi lo crafterei subito, che è molto facile. Quindi questi così e questo al centro, perfetto. Abbiamo il Meteor Crash Detector, questo era il Proximity Detector, quindi questo dovrebbe essere più preciso. Infatti questo, guardate, cazzeggia un po', invece questo è preciso, guardate, ci giriamo e va da questa parte precisamente. Mentre questo qui non possiamo craftarlo perché ce ne servono 4 di Freezerite, noi ne abbiamo soltanto uno. Questi li possiamo mettere insieme a quest'altri e anche questi. Di questi ne abbiamo 5 ora, prima 6. Ora, comunque, vorrei fare anche il Meteor Timer. Che si fa con Fallen Meteor, che non so neanche come si fa, e 3 di, insomma, uno di questo, Meteor Chip, un Freezerite Crystal e un Cracknorite Chip. Redstone e 2 Meteor. Però. Fallen Meteor o Meteor, non so come si craftano, quindi vediamo un po'. Ok, con 4 Meteor Chip, perfetto, quindi prendiamo 4 Meteor Chip, 8, e ne facciamo 2, perfetto, ci serve. Allora, qui dobbiamo usare qualcosina, posiamo questa roba qui, e prendiamo uno di questi, e una redstone, perfetto. Era in questo modo, facciamo così, redstone qui, poi c'era uno di questi e uno di questi. Perfetto, abbiamo fatto il Meteor Timer, che da quanto so si deve posizionare a terra. Magari lo mettiamo sul tetto ragazzi, come abbiamo messo il Meteor Shield, per vedere un attimino cosa possiamo farci. Magari lo mettiamo qui. Ok, da quello che so dovrebbe funzionare con la redstone, e da quello che ho capito dovremmo tipo mettere una redstone lamp a un po' di distanza collegata con la redstone, e quando sta per cadere diciamo un meteorite la redstone accende la lampada, mentre quando non deve cadere dovrebbe essere spenta. Però non so bene ragazzi come dovrebbe funzionare esattamente. Dobbiamo un attimino language texture snooper controls, no, option controls, no, multiplayer settings, chat shown, commands only hidden, shown colors, opacità, basal. Ok, perfetto, adesso si legge un po'. Con il tasto destro ragazzi si cambia la modalità del Meteor Timer. Ok, allora vediamo un attimino. Dovremmo tipo la glowstone ce l'abbiamo innanzitutto. Glowstone ce l'abbiamo 3. No, questo è pulverized da gold. La glowstone non ce l'abbiamo per niente. Ah no, eccola. Perfetto. E prendiamo un po' di redstone. Facciamo così. Allora, da quello che ho capito ragazzi, perché i tutorial sono tutti in inglese e non si capiscono benissimo, almeno io non li capisco benissimo, dovrebbe funzionare in questo modo. Prima di tutto facciamo la glowstone qui. Ok, io intendevo la glowstone prima. Dovrebbe funzionare in questo modo: più
Redstone mettiamo, che sul vetro non possiamo farlo, quindi dobbiamo metterla per forza qui. Dobbiamo spostare anche il meter timer. Ah, più redstone metti, più dovrebbe essere preciso il meter timer. Quindi spostiamolo. Ok. Dove sta? Eccolo qui. Lo mettiamo qui. Con il tasto destro lo gli cambiamo la modalità. Ora dovrebbe funzionare soltanto quando, insomma, manda il segnale redstone. E alla fine ci mettiamo la glowstone. No. O la glowstone lamp, non ricordo proprio. Era la glowstone lamp, ragazzi, quindi come si faceva? Vediamo un po'. Glowstone lamp, lamp, lamp. Dov'è la lampadina? Ce ne sono troppe. Slab, addirittura le slab, c'è tutto. Non c'è quella normale. Come si fa quella normale? Glowstone lamp. Oddio, come si fa? Ok, facciamo così allora. Lamp. Oh, perfetto. Oh, redstone lamp. Glowstone e 4 redstone. Ok, spacchiamo questo. Riprendiamoci la glowstone. Scusate ragazzi, questo errore che ho fatto. Ora rimedierò, scusate. Allora, prima di tutto queste borse mi danno sempre un problema, ok. Ora la redstone, ne servono 4. Perfetto. Allora, in questo modo facciamo la glowstone. La prendiamo, la mettiamo qui e facciamo la redstone lamp. Perfetto. Quindi, andiamo di sopra di nuovo. Quello che dicevo prima allora era che più redstone mettiamo e più dovrebbe essere preciso questo timer in teoria, e dicevano con un massimo di tipo 15 e 25, però ragazzi non ho la certezza. Ora funziona, credo che quando si spegne dovrebbe, insomma, non cadere nessun meteorite, però non lo so con precisione. Ora che abbiamo fatto questo, ragazzi, io metterei altre ricariche al meter shield. Almeno abbiamo il 100% di copertura. Ora abbiamo mi sembra il 40. Ora facciamo il 60. Perfetto, si è acceso anche quest'altra. Ora si è acceso anche quest'altro, è 80%. E ora è il 100%, ragazzi, guardate un po' che spettacolo. Abbiamo il meter shield al 100% e siamo coperti perfettamente. Perfettamente, perfettamente. Ok, possiamo scendere. Possiamo scendere. Abbiamo craftato una cosa molto molto importante. Guardate che spettacolo. Wow. Ora che possiamo, cosa possiamo craftare? Avevo in mente l'altra volta di craftare il jetpack, ragazzi. Però ci serve la tin refined iron. E dobbiamo vedere la tin quanta ne abbiamo, perché abbiamo un problemino. E probabilmente non abbiamo abbastanza tin. Allora, questo che è ferrous, allows lead. Ok. Quindi ne avevamo un po' qua, che abbiamo messa forse nei zainetti. Ne abbiamo 11. Il copper ce l'abbiamo abbastanza. E altra tin non ce l'abbiamo, credo. Vediamo un po' qua dentro, ma non credo. Scusate. Ok, niente. Probabilmente non possiamo fare abbastanza batterie per il jetpack. Per il jetpack, qui che c'è? Ah, silver, platinum, iron, alluminium, zinco, manganese, gold. Dai, fa che c'è qualche tin, dai. Un po' di tin. Attenzione, tin ore berrina. Pash.
sto vedendo, niente da fare, non abbiamo abbastanza tin, perché per fare le batterie, ecco qui, dobbiamo fare tin 4x3, quindi non abbiamo, erano 11, no, mi sembra, questo è Refined Iron, la tin sta di qua, era 11, a noi servono 12, per uno non possiamo farlo, incredibile. Allora, quindi crafterei un'altra cosa, poi un'altra volta ci prenderemo la tin. Cosa possiamo craftare? Qualcosa di bello? Qualcosa di gagliardo, di fico? Quanta ossidiana abbiamo preso? 3. Ok. Mi gustava, ragazzi, qualcosa di bello. Della furniture. Che era a pagina 17, mi sembra. 17. Forza. Eccola qui, sì. Allora, c'era anche la TV che abbiamo fatta, però il telecomando no. Quindi, vediamo un po'. Allora, armchair. Bathroom. Kitchen. Il bagnetto. Light outdoor lamp. Table. Questo qui. Christmas. Qui cosa c'è? Basket. Boh. Acciaio. Cobaltore. Non so cosa sia. Kitchen cupboard. Il telecomando che fine ha fatto? Una volta c'era. La vasca da bagno, ragazzi. Block of iron. Troppa roba. Serve. Table lamp. Light outdoor lamp. C'è anche la lampadina. Attenzione. Comunque, ragazzi, mi ricordo c'era anche qualcosa di carino con gli occhiali e altra roba, e vorrei vederlo un attimino. Cosa possiamo fare? Forse era gli ultimi. Le ultime pagine, credo. Era qui? No. Perfetto, non era le ultime pagine. Cattivo. Ok. La testa del creeper non si fa. Perché c'è il monitor? Chiedetemelo. Questo non so. Tartarite Enchanter. Tartarite. Non ritrovo quella roba che mi piaceva. Peccato. Qui cos'è? Potion launcher. Questo cos'è? Sembra un multimetro. LV solar. Oh, possiamo fare anche l'elmetto solare. Vediamo un po' cosa serve. Iron helmet, ok. E lo uso. Oh, troppa roba. Questo cos'è? Forge lexicon. Oh, ecco gli occhiali. Oh, finalmente. Reading glasses, tinted glasses e monocle. Vediamo un po', ci serve questi due neri, iron e i pannelli. Non so se abbiamo tutto, vediamo un po'. I coloranti ce li abbiamo, sì, i pannelli sicuramente. Intanto usiamo questa roba qui perché per il momento non ci serve. E ci manca l'iron. Perfetto. Si facevano tutti e due allo stesso modo, qui me l'ha cambiato perché mi ha cambiato pagina, perché eccole qui, quest'altro invece, questo cos'è? Tint
Tinted Grey. Tinted Grey. E il monocolo come si fa? Ah, guardate. Ok, voglio fare questa roba qui. Vediamo. Era così, così. L'iron qui. E questi coloranti qui. Oh, guardate, reading glasses. Vediamo un po'. Mettiamoli a... guardate, troppo fighi. Facciamo F5, sì. Oh, oh, guardate, sembra un minato nerd. Gli occhiali da nerd. Comunque, e vorrei fare anche il monocolo, vediamo un po', ci serve l'oretto, l'oretto. Allora, questo innanzitutto lo mangiamo, così liberiamo un po' di spazio. Perfetto. E vorrei fare questo qui, perfetto. Mettiamo qui, mettiamo qui. Ce ne servono 9, ok. Non ce ne servono 9, ce ne fa 9. Ce ne servono 4. E un pannello qui. Oh, guardate, monocolo, monocolo. E allora dobbiamo usare qualcosina, tipo questi. E anche questi che sono troppi, perché si sente così vicino lo zombie. Non lo so, vabbè. Ok, adesso abbiamo anche il monocolo. Guardate un po', ah, fantastico. Andiamolo da vicino. Guardate, Joax col monocolo minato. Ok, comunque possiamo metterli qui per esempio, per bellezza, vediamo un po'. Tipo il monocolo. Non possiamo metterci. No, che cattivo. Cattivo, cattivo. Questi cosa sono? Iron Spiked Knuckle. Ah, il tirapugni, ragazzi. La fionda, guardate. Chi è? Chi bussa alla mia porta? Iron Chain. Questo cos'è? Tape Visor. Wow. Il Iron Wire, Fiber Wire. Ragazzi, questo è il metro. Print Press Chase. Figata, ragazzi. Mostruosa. Questo come si fa? Wow, guardate, Iron Chain Link. Con Iron Wire. Gli Iron Wire come si fanno? Potremmo anche craftare quella roba lì. Come si chiama? Non lo so. Abbiamo passato mezza puntata a cercare roba qui. Su Too Many Items. Ora uccideremo anche però il mostro che mi sta scassando la porta e anche qualcos'altro. Potremmo fare anche questi. Però è per le pozioni. Birch Oak. Potremmo anche fare questo. Oak Wood Slab e Iron Ingot. Vediamo ragazzi. L'Oak ci serve. Dobbiamo fare un po' di slab. Usiamo un attimo il ferro lì. Ce ne servono... quante ce ne servivano? Ah, sono due tipi diversi. Guardate la sfortuna. Ok, facciamone altri un po' per sicurezza. Perfetto. Riprendiamo l'iron. Perfetto, posiamo qualcos'altro perché siamo veramente pieni come non si sa come. Sacco. Oh, abbiamo anche i copper cable, li mettiamo qui. Il betback, ragazzi, per il momento non ci serve. Anche perché anche il diamond drill. Anzi, il diamond drill proverei a metterlo lì. Vediamo un po' se ce lo mette. Oh, ce lo mette il diamond drill in bella vista. Perché comunque ragazzi abbiamo il Meteor Pickaxe che è abbastanza forte e fatto bene, quindi. Ok, gli slab ce ne servivano 8. Oh, abbiamo Jungle Tool. Perfetto. E lo piazzerei tipo qui. Ah, ma è lo stesso, no? Ho fatto una cavolata. No. Questi come si fanno? Sempre gli slab. Proviamo a fare questi, vediamo un po', slab così e così. Che non me lo fa? Perché non me lo fai? Perché non me lo fai? Dov'è? Non è... ah beh, deve essere per forza in un modo. Ok,
piuma. Questo anche è Jungle Table, è bello. Ah, jungle, jungle. Trader, Iron Chain Block. Ci sono un sacco di cose. Un socchetto. Comunque, proviamo un po' allora a fare il table. Ok. Si faceva in questo modo, se non erro. Oh, il tavolino. Guardate che figata. Dove lo mettiamo il tavolino per Gagliardo? Vicino al letto? Proviamo un po'. Oh, guardate, è fighissimo. Oh, è fatto benissimo. Potremmo anche fare la lampada per sopra. Tipo table lamp, questa qui. Poi stick, la lana e light bulb. Quindi la lampadina. Abbiamo tutta quella lana colorata. Abbiamo due di lana. Una di questo. Non abbiamo altra lana. No, che delusione. Che delusione. Attenzione, qui abbiamo altra roba. Qui Prometheum LED. Ah, beh, ok, l'abbiamo visto prima. Quindi niente. Ok ragazzi, è il momento di salutarci e spero che vi sia piaciuto almeno il Metro Shield, e alla prossima puntata ragazzi, ciao.